Benvenuti a questa 144esima edizione del TG di Casa Nostra. Partiamo subito con le notizie delle ultime ore. Non ci sono stati nuovi modelli di autocertificazioni e questa ci pare già una grande notizia. I napoletani, e dobbiamo riconoscerlo, stanno avanti. Stanno già pensando alla moda estate 2020, infatti ci propongono la t-shirt con il modello dell'autocertificazione. Si può avere in due formati, PDF o editabile, da richiedere direttamente al momento dell'acquisto. Già disponibili nelle migliori circuiti online. Vediamo una foto. Passiamo la linea alla nostra inviata Annalisa, che oggi intervisterà un signore che non abbiamo ancora capito come, ma pare che esce svariate volte al giorno. A te la linea. Giorgia, eccomi. Allora andiamo a intervistare il signor Gerardo, che pare che ha scoperto come uscire di casa. Signore! Salve! Ci hanno detto che lei esce di casa spesso. Ci spiega come fa? Lucco! E come fa? Io tengo la scusa che dopo magnato ha già fa urutta. Moglie me lo fa sempre a pappardella con un cinghiale che è una cona pesante. Okay. E quindi che c'entra? E quindi ha già sci. E ma come fa? Ci spiega come fa? Tanto non ci vede nessuno, non si preoccupi. No, signor. Non si preoccupi, rimane tra lei e me. Non guai, eh? No, no, signor, no, tranquillo. Io mi metto qua, vicino al bidone della monnezza. Sì. Tengo un mio sacchetto. Quando vedo passare la madame. E che cos'è la madame? Io. Ok. Non ti amici. Ok. Metto. Ah, e siamo. Mi chiamo. Quindi lei esce col sacco col bidone, se lo porta dietro, per fare la passeggiata. Ma gli è andata sempre bene? La trasera? Che è successo? Sangue le prime. Mi hanno preso un sacco di munnezza, mi hanno caricato, mi hanno iettato. E poi? Sono stato 12 ore alla sala ecologica, 12 ore! Sono arrivato a casa che puzzava di merda, puzzava di munnezza, tutto fragile. Va bene, ok, grazie, non si preoccupi, resta tra di noi, eh. Signor, raccomando, Non si preoccupi. Anche di giù. Giorgia, allora ecco un buon consiglio da non seguire, a te la linea. Eccoci studio. Abbiamo pensato, considerando che siamo a casa, di fare delle rubriche ad hoc per farvi impegnare in qualcosa. E visto che siamo italiani e buon gustai, cosa non è più azzeccata di una rubrica di cucina? E con immenso onore ho il piacere di presentare i menù di nonna Gerardina. Ricette veloci, semplici, ma decisamente gustose. Per alimentare i vostri pranzi, cene, merende, aperitivi, apricene, post merende e pre-colazioni, insomma ogni volta che farete usare la vostra mandibola. Annalisa, a te la linea. Allora Giorgia, eccomi, andiamo a casa di nonna Gerardina. Buongiorno. E io, buongiorno. A te. Allora, che ci cucina oggi di buono? La ricetta oggi sono i gourmet. Perfetto, ci dice gli ingredienti? La farina oh. Doppio zero? Oh! Va benissimo, farina oh, poi? Oh! Le uova? Acqua cubi! Cubi? Quando basta? No. Quando piove? Ah, cubi! Io vado fuori, apri e la metto dentro. Ah, va bene, ok. Acqua cubi. Perfetto, poi come si fa? Come si procede? Ci piglio con me. Ci taglio. Così, tac, piglia cioccolato, aspan, ha già fatto un gourmet. Ah, ma io pensavo che lei facesse i cornetti. E che c'è? Mi paga a cattà, belli fatti, ha già fatto la ricetta. Okay. Che stiamo in casa, però, Va bene, ok, una ricetta facile e veloce. A te la linea, Giorgia. Buonasera, signore. Buonasera. A te la linea, Giorgia. Grazie Annalisa. Concludiamo l'edizione di oggi lasciandovi un messaggio di speranza. Ragazzi, presto usciremo di casa. Ora viviamoci questo momento per stare con le persone a noi care e curare i nostri hobby. Mi raccomando, divertitevi e alla prossima edizione del TG di Casa Nostra. Bye!